Veneto in piazza Giorgino, in questa fantastica piazza, per il Sun Beach Street Food Festival. Nella prima edizione l'hanno organizzato quattro ragazzi giovanissimi come voi, diamo i nomi, dell'associazione culturale Mami Luda, il signor Dario Varagnarelli, Luca Caffarini, Matteo Ciance e Michele Urbanelli. Dei ragazzi giovani che hanno creduto in questo progetto ed è riuscito, ragazzi, benissimo. Tutto via le bozze, adesso è pieno di truck food, dei camioncini adibiti proprio a mangiare, ma molto molto simpatici. Possiamo ricordare il pop dog, i noatri, pesce, olio pesce fritto, Manolo, di tutte le regioni. Quindi mi raccomando, veniteci a trovare. E vi ricordo che siamo sempre qui in piazza Giorgini con la nostra regia itinerante per Facce da Radio 3. Ragazzi, questa sera facciamo i casting, non potete mancare. E qui con me ho due ragazzi giovanissimi, li presento. Io sono Mattia della Prologo di Castignano e lui è Ernesto, anche nostro collaboratore. Siamo qui per Templaria Festival. Infatti intanto ringraziamo tutti gli amici dello street food che ci hanno voluto qui stasera per la collaborazione, e siamo qui per ricordare a tutti che dal 16 al 20 agosto a Castignano c'è Templaria, un festival medievale, quindi ambientato nel Medioevo, con musica, danza, spettacoli. E quest'anno abbiamo aumentato quella che è il nostro, diciamo, solito di 4 sere, quindi ne proponiamo 5 e speriamo di vedervi tutti a Castignano, ecco. E ci speriamo di vederci tutti a Castignano. Mi raccomando, però, queste serate dello Street Food Sun Beach durano 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Intanto venite qui. Fra poco andremo, ci butteremo, ci immergiamo proprio in questi truck food. Ve li spieghiamo, magari assaggiamo qualcosina, vediamo come sono. Quale ti è piaciuto di più? Guarda, ancora dobbiamo assaggiare, poi magari torniamo e ve lo diciamo. Però magari per aspetto? Per aspetto i dolci molto interessanti. Tiramisù, se non erro. Sì, forse perché stiamo lì davanti con il nostro stand, quindi magari. Mi raccomando, venite qui a San Benedetto, noi vi aspettiamo, giusto? Certo. Io vi ringrazio, ragazzi, per aver esposto la vostra proposta. Grazie a voi. E ricordo l'appuntamento per Templaria Festival 16-20 agosto, Castignano. Intanto vi salutiamo da San Benedetto, Piazza Giorgine, Radio R9 e Maria. Ciao! Ciao a tutti. Qui a San Benedetto del Tronto, in questa bellissima piazza Giorgini, e sono con due bellissimi ragazzi questa sera. Io innanzitutto voglio ricordare che questa sera si tiene il Sun Beach Street Food Festival. Bravo, vince 10 punti. Ma lei perché lo sa? Questo lo so perché io sono uno dei vari street food truck. Abbiamo il nostro food truck che si chiama T-Burger Station The Truck. Veniamo da Roma e facciamo hamburger di qualità. Allora, vogliamo ricordare ai radioascoltatori che il truck food non è altro che un furgoncino adibito una cucina viaggiante, considerata una cucina con le sue piastre. Noi abbiamo anche le nostre friggitrici per le nostre patatine fritte, facciamo i nostri wrap che sono delle tortillas di mais con il pollo, la lattuga e il pomodoro, e il classico hamburger americano con carne di qualità italiana. Ragazzi, dobbiamo venire a assaggiare, qua c'è roba buona da mangiare. A parte i truck, voi avete anche dei ristoranti, non so? Noi siamo una catena di ristoranti che hanno vari punti vendita in giro per l'Italia. In particolare a Roma abbiamo 6 punti vendita, oltre Roma abbiamo Casalecchio di Reno, Bologna, abbiamo Torino, Parma, Milano e 2 punti fuori l'Italia che sono a Barcellona. Ma quanti ce n'ha! Mamma mia, quasi mangia dappertutto! E questo abbiamo anche i nostri 2 food truck che girano per tutta l'Italia. Oggi ci troviamo a San Benedetto del Tronto, il secondo food truck si trova a Bergamo. Vabbè, dopo aver fatto il food truck, lui sicuramente farà lo speaker perché è davvero davvero molto bravo. Grazie mille. Allora, io intanto ti ringrazio, grazie mille. Dopo veniamo a assaggiare le tue cose. Quindi invitiamo tutti. Va bene, io aspetto tutti voi, tutta San Benedetto e dintorni. Per chiudere l'intervista questa sera con me un passante. Si chiama? Emanuele. Emanuele, ti piace San Benedetto? Bellissimo posto, San Benedetto è veramente una bella città. Ma tu lo sai che c'è lo street food? Beh, adesso ho sentito appunto l'intervista, quindi adesso sì, lo so. Che ci fai ancora qui? Vai subito a mangiare, Emanuele. Adesso andrò subito a mangiare un panino. Salutiamo insieme tutti i radioascoltatori. Ciao, buonasera. Ciao da San Benedetto del Tronto, dal Sun Beach Street Food Festival. Mi raccomando, siate numerosi, noi vi aspettiamo. Ciao! Buonasera, riprendiamo la linea dalla
Perry Street di Giulianova. E qui dove siamo? Siamo a San Benedetto. E che facciamo? Siamo al Sand Beach Street Food Festival. Cos'è? In pratica in Via dei Bozzi sono pieni di truck food, pieni molto carini e anche particolari. Ognuno di loro propone una loro particolarità. Ma qui con me c'è il signor Paolo che propone qualcosa di diverso. Una proposta, diciamo, un po' vegana. Alternativa. Perché noi facciamo solo prodotti vegetali, dunque non usiamo nessun prodotto animale né derivati. Seguiamo due linee di condotta, una salutista e una naturista, per rispetto di tutte le cose viventi che esistono. Dunque noi facciamo solo prodotti, in questo caso dei burger, con prodotti vegetali e li proponiamo a tutte le persone. E dobbiamo essere contenti perché vediamo una buona risposta, specialmente per le persone onnivore, cioè persone che non hanno mai provato il nostro prodotto e ritornano ringraziandoci per quello che hanno mangiato. Grazie mille del suo intervento, signor Paolo, grazie. Grazie a voi per averci dato la possibilità di poterne parlare. Allora, anche perché dovete sapere che lo street food è pieno di drug food, pieni di, che vendono salsiccia, hot dog, proposte, diciamo, carnivore di tutte le specie. Ma giustamente il signor Paolo diceva: scusate, e se a San Benedetto ci fossero anche vegani? Ce ne sono tantissime. Abbiamo visto che ce ne sono tanti, giusto? Sì, c'è stata una buona affluenza. E noi siamo contenti di portare questa novità in giro. Ma voi siete solo con il truck food oppure? No, noi abbiamo un'altra realtà, noi abbiamo 20 negozi sparsi per tutta l'Italia, nelle città più importanti, da Firenze, Cagliari, Roma, Vicenza, Milano, dove abbiamo dei negozi che proponiamo non solo burger, ma tutta l'alimentazione vegana. Lo sai che le dico, signor Paolo? Che io questo hamburger vegano questa sera lo voglio proprio assaggiare, mi ha messo curiosità. Allora l'aspettiamo. Adesso andiamo, dove andiamo? Lo ripetiamo, Viale Buozzi, San Benedetto del Tronto, allo Street Food San Beach Festival. Allora, per ora è tutto, io ripasso la linea al Giulianova. Ok, e salutiamo tutti. Salutiamo tutti gli amici di R9, un saluto. Ciao! Ciao a tutti, grazie! Siamo qui a San Benedetto! Non me puedo contenere! Buonasera a tutti, sono Francesco, vengo da Roma e ho 23 anni! Bravo, fatto un sorriso! Posso andare? Allora, ricordiamo sempre che noi siamo qua a San Benedetto Festival! Cos'è? Si è l'impostino di Dracula, di ottimi, venite tutti oggi, pizza e mortazza, hamburger di galina, hamburger normali, venite. Esperienza da fare. Ma secondo me tu devi fare Mister Italia? No, perché troppo. Perché è troppo bello. Troppo, troppo, troppo. Mamma dice che sono più bello di tutti. Mamma sono più bello di tutti. Le altre no. Anche per Mamma Maria. Anche per Mamma Maria. Allora, però, io so che anche un'altra specialità, che è Michael Bublé, o Sergio. Anche quello ci proviamo. Anche quello ci proviamo. Ci proviamo? Proviamo anche quello. E proviamo. Che sai che sogno con poter vedere anche che si te queda se te vas si no me busques más por la canción si te das 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 si te das
medaglia, per favore. Ma comunque, allora io dico che Francesco c'è un terzo, due motivi, perché è bravo, veramente. Secondo perché è bello. No, secondo perché è bello. Il terzo perché ha una cassa che fa la musica da un lato e non so come fare a prendere il ritmo. È davvero molto difficile. Ho imparato da Enrico Papi a stare a palla, ho le cuffie e indovinavo con una. Bravissimo, guarda, che ospite abbiamo questa sera, che ospite. Comunque, io purtroppo devo lasciare, andare alla periferia. Ciao a tutti, grazie a voi. Nove. Ciao. Dallo street food di Giulianova, no, a Peristreet, perché vi devi sapere che a Giulianova sta facendo la Peristreet e invece a San Benedetto lo street food. Lo farà anche San Benedetto la Peristreet, eh? Lo farà. Quando lo farà? Il 2 agosto, mi sembra. Adesso incominciamo a parlare dello street food, esatto, festival. San Beach Street Food Festival. Alla prima edizione? San Beach Street Food Festival. Anche i cappellini, innanzitutto diciamo con chi stiamo parlando, ovviamente. Qui con me ci sono i due degli organizzatori. Allora, questo festival è stato inventato, diciamo, combinato da quattro ragazzi giovanissimi che gli è venuto in mente. Anche meno giovane, lui è abbastanza grandicello. Parla per te. Sei vecchio dentro. Questa è la verità. E comunque sia, questi ragazzi hanno deciso di fare lo street food a San Benedetto, su una via un pochino meno trafficata che la via Le Buozzi. Una via, diciamo, anche un po' nascosta, però no, sto scherzando ovviamente. Una bellissima via, una via centralissima di San Benedetto, il cuore di San Benedetto che collega poi il centro con il mare, quindi proprio importantissime, siamo contenti di essere presenti qui. Io vorrei dire i vostri nomi, perché giustamente chi vi sente, ma chi starà parlando? Due degli organizzatori, quindi Dario, diciamo anche il cognome, sicura? Magnarelli. Se non erro, il 45.com mi dice qualcosa? Non erri, giusto? Non erro. E invece Matteo Cianci, esatto. Me lo sono ricordato, vai. Allora, voglio sapere che io non mi ricordo mai un nome, anzi se uno mi dice Marco lo chiamo Paolo, non so perché. Matteo Cianci, come preferisci. Sì, ti devi assolutamente, io mi sento lusingato di se ricordare il mio nome e anche il mio cognome, quindi è un nome d'attore che dovresti usarlo per quando diventerai attore. mi sento male, non dirmi così perché veramente la sento dentro questa cosa, la sento. Dopo un po' di risate io vorrei tornare al nocciolo del discorso, oppure l'evento stesso. Guarda, è nato per gioco, guarda, si dice sempre così, no, sta cosa del gioco, però è la verità. Eravamo a casa mia, credo, giusto Matteo? Ma stavamo pensando, noi siamo amici diciamo di vecchia data, anche con Michele e Luca, si pensava di creare qualcosa di nuovo per la città, insomma, ecco, di feste se ne sono viste, c'è anche oggi, ci sono tante cose, ammetto, però questa no. Lui vive a Roma e quindi a Roma lo street food è una moda, che poi non è una moda, è una realtà in voga da un po'. Io vivo a Berlino e a Berlino è lo stesso, anzi probabilmente è nato addirittura prima, è arrivato prima che in Italia. Abbiamo detto perché no, cioè San Benedetto ha il mare, ha le persone, ha il posto giusto, che secondo me di Le Buozzi, noi con questa cosa dello street food, cioè siamo stati a 500 street food in giro per l'Italia, tutti bellissimi per carità, ma cioè ragazzi via Le Buozzi, San Benedetto, cioè con le palme. Vogliamo mettere? Parliamone. È venuta una cosa bellissima, anche perché poi questi tutti drag food carinissimi che avete scelto veramente sono molto molto sfiziosi. Come li avete scelti? Allora, ti dico la verità. Allora, noi i track food li abbiamo scelti in questo modo. All'ora di pranzo, all'ora di cena, quando avevamo fame, vedevamo le descrizioni, dicevano questo ci fa venire veramente l'acquolina in bocca, prendiamolo. Lo chiamavamo e se lui era d'accordo era qui. E infatti sono tutti qui, ci piacciono tutti. E non è la classica frase che si dice, a noi piacciono veramente tutti, perché hanno tutti prodotti molto particolari. Considera che ne abbiamo selezionati, cioè siamo in quattro, ne abbiamo selezionati più di 70, ne abbiamo trovati, poi ne abbiamo selezionati con cura, aiutati anche da alcuni operatori che noi già conoscevamo, alcuni track che già conoscevamo, li abbiamo selezionati con cura, ne abbiamo scelti 22, sono i 22 che sono qui oggi, e siamo contentissimi di loro,
loro sembrano molto contenti di noi, cioè dell'organizzazione. La parte beverage, come avete visto, ovviamente è tutta affidata al pub Old Spirit di San Benedetto del Tronto, perché cioè, se si parla di birra a San Benedetto non solo si parla di Giorgio Trionfi e soci dell'Old Spirit. Guarda, siamo stanchissimi, anche se solo il primo giorno, perché cioè domani e dopodomani, però siamo veramente molto contenti. Sì, è venuta una cosa veramente molto molto bella. Mi raccomando, noi siamo qui anche per dire ai radioascoltatori di venirci a trovare. Questi ragazzi, Dario e Matteo, hanno fatto una cosa fantastica insieme agli altri due amici. Qui Luca e Michelle, ricordiamoli, l'ho detto anche prima. Però poi si offendono. Tanto nei prossimi giorni li intervisteremo, li devo beccare. Ragazzi, venite a San Benedetto, perché ci sarà domani lo stesso evento e dopodomani. Domenica, quindi sabato e domenica vi aspettiamo dalle 18 alle 2. Venite numerosi, così potete assaggiare tutto quello che c'è di buono in questa Viola e Buozzi. Allora, io vi ringrazio ragazzi, siete grazie stati voi, davvero ragazzi, davvero gentili voi, e quindi mi raccomando ragazzi, domani e dopodomani solo San Beat Street Food Festival. San Beat Street Food, io troppo difficile. Guarda, posso dire soltanto una cosa? Noi oltre al Pub Old Spirit ci teniamo veramente a ringraziare Luca Dari, che magari a te il nome non dirà niente se non sei esperta di calcio, però è un ragazzo di San Benedetto, giovanissimo, di 20 anni, e gioca nella San Beach Soccer, quindi una squadra di beach soccer di San Benedetto del Tronto. È lui che ha curato l'immagine, quindi diciamo i nostri flyer, le nostre locandine, quelle immagini con l'ape che voi vedete, cioè queste. Sì, io questa sera me le sono messo proprio qui, guarda, proprio sul cuore, perché il cuore Sametto sta nel cuore, e quindi l'ho messo qua. Tutte queste api e le installazioni che vedete qui davanti, di cui una è un disegno meraviglioso di Sametto del Tronto, che racchiude il cuore di Sametto del Tronto, con il torrione, lo stadio, il monumento del pescatore, questo l'ha disegnato tutto Luca Dari. Noi ci teniamo veramente a dirgli grazie. Allora, salutiamo Luca Dari, e purtroppo devo ripassare la linea a Giulia Nova allo Aperi Street. Un bacio dagli organizzatori, da Maria. Ciao! Noi siamo più belli dell'Aperi Street. No, non si vuol dire. Qui a San Benedetto, dove siamo? Siamo a San Benedetto in Viale Buozzi. A fare cosa? Spettacolare, Food Fucking Festival, spettacolare. Allora si chiama, ce l'ho scritto qua, San Beach Street Food Festival. Lo sai perché te lo chiedo? Perché è veramente uno scioglilingue. È un po' contorto il nome, però diciamo che l'organizzazione, ragazzi, sono stati bravi. Sì, l'abbiamo detto anche prima, sono quattro ragazzi veramente veramente in gamba. Allora, io ho intanto due ospiti e li presento. Ti chiami? Gianmarco, piacere a tutti. E poi? Riccardo, piacere a tutti. Due ragazzi, amici, immagino, degli organizzatori. Sì, siamo amici, ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo condiviso anche insomma cene, serate, eventi insieme. Quest'anno hanno organizzato questa cosa, secondo me, molto bella e valida. Fantastica, direi. Allora, diteci qualcosa, vi è piaciuto? Dove avete mangiato questa sera? Allora, abbiamo mangiato al track food che si chiama Celestino, se non sbaglio. Che propone Celestino? Celestino propone una gamma di hamburger anche con tartare, quindi insomma particolari, buoni. Hamburger particolari, non è il solito hamburger che troviamo al fast food, diciamo. Diciamo che il prodotto non è quello del fast food, l'hamburger c'è insomma quello standard e poi più particolari, quindi però l'offerta, la gamma è ampia, dai. Allora, invece per te che cosa hai mangiato questa sera? Io ho mangiato invece al food truck, si chiama Criminal Burger, ottimo come hamburger, provatelo, è spettacolare veramente. Ragazzi, ditemi qualcosa di voi, che cosa fate nella vita? Nella vita io lavoro per una multinazionale di alcolici e gestisco marche Abruzzo, insomma, sulle... Quindi ci sei proprio in questo street food? Ci sono da San Benedettese, mettiamo da parte la vita lavorativa e ci siamo da clienti. Ci stiamo divertendo, abbiamo visto che hai riscosso grande, grande successo. Bello, il primo giorno, secondo me, insomma, qualcosa di diverso e di... Ci voleva, Sametto, anche perché ha richiamato tante, tante, tante persone che sono qui a mangiare, a degustare in questi track food. Poi qualcosa di diverso, non è il solito panino, non è il solito mangiare al fast food. Propone, che ne so, la puccia salentina piuttosto che il vegano, oppure cose veramente particolari. Io non so come spiegarvele una per una. Vi devo dire solo una cosa, venite a provarle qui a San Benedetto.
Invitiamo le persone a venire qui. Invitiamo le persone a questo festival spettacolare. Gli organizzatori sono persone fantastiche. San Benedetto è una città fantastica. Fantastica. Adesso invece da quest'altro ragazzo, che è molto alto, quindi mi è difficile dargli il microfono, invita tutti a venire qui. Certo, venite tutti quanti qui al Sun Beach Street Food Festival, perché è veramente un evento fantastico, con un'organizzazione fantastica e la location è pure fantastica. Ma facciamo una cosa, adesso tutte e tre insieme salutiamo, intanto vi ringrazio ragazzi e salutiamo tutti i radioascoltatori di Radio R9. Ciao ragazzi, io ripasso la linea a Giulia Nova, un bacio da Maria e da San Benedetto, ciao! E riprendiamo la linea da Giulia Nova, però siamo adesso a San Benedetto, allo Street Food, San Beach Street Food. Questa sera con me abbiamo un ospite particolare, una futura sposa. Buonasera, come ti chiami? Era Diana. Diana, guarda, anche un abbigliamento tutto particolare, penso che te l'abbiano fatto anche le tue amiche tutte queste cose. Allora, diciamo che Diana ha una fascia con scritto sposa novella, in più porta un cerchietto con cosa? Con dei falli. Due falletti, però vediamo il clou, il bouquet, eccolo il bouquet di Diana, è fatto con dei piccoli falletti con un fallo finale, vabbè, comunque. Allora, quando ti sposerai? Parliamo di cose con... Quando ti sposerai, Diana? 30 luglio, sabato prossimo. Lo vogliamo dire il nome del futuro sposo? Federico. Federico. Allora, presentiamo anche le tue amiche. Sì. Allora, nome? Serena. Testimone. Daniela, sorella e testimone della sposa. Sara, amica della sposa. Silvia, amica della sposa. Ma chi ha pensato a fare questi scherzi un po' particolari con questi falletti? Chi li ha comprati? Li ha comprati la sorella. Sono stata io a comprarli, ma sono stata sollecitata dalle sue amiche. Quindi un po' tutte siete state le birichine. Andiamo sulla sposa, dai. Allora, questa sera che cosa avete fatto? Abbiamo fatto un giro per San Benedetto allo street food, abbiamo mangiato un hamburger e adesso non so dove si conclude la serata. Per me è una sorpresa, loro lo sanno, io non so niente. Vabbè, io ti chiedo, come hai mangiato lo street food? Molto molto bene. E mi raccomando, allora invitiamo le altre persone a venire. Certamente, ovviamente, certo. Questo bellissimo evento. Sì. Se vengono a fare addio al nubilato, devono venire assolutamente qua. Anche gli altri, anche perché Diana è testimone di questo grandissimo... Testimone così, poi! Una testimone piena di falli, dove la troviamo più noi? Un applauso a questa testimone piena di falli! Diana, allora raccontaci il tuo primo appuntamento. È il nostro primo appuntamento, siamo costruiti tra amici e amici di famiglia. E poi abbiamo cominciato a uscire, da cosa è nata cosa, insomma, andava un po' per le lunghe. Allora, facciamo una cosa, facciamo anche un bel appello al tuo fidanzato, un bel saluto d'amore. Presto saremo marito e moglie, non c'è cosa più bella. Che bella, sei emozionata! E adesso con l'emozione della sposa io ridando la vita, la linea a Giulia Nova e un saluto da San Benedetto con Diana, emozionatissima! Ciao ragazzi, ciao, ciao! Ciao! San Benedetto al Sun Beach Street Food Festival. E vi ricordiamo che ci sarà anche domani e che siamo qui di fronte a Piazza Giorgina a fare i nostri casting Facce da Radio. Mi raccomando ragazzi che state qui intorno a Sametto e correte a Piazza Giorgina a fare i casting Facce da Radio. Però ritorniamo allo street food. Qui con me c'è un track fooder, si può dire? Esatto, questa nuova categoria. Allora, il suo nome? Io sono Luca, il track si chiama Eskimo Pastry Food Truck. E che cosa propone questo food truck? Calorie. Noi proponiamo dolci e dolci un po' particolari. L'idea era di proporre dei dolci che sono conosciuti ma non si trovano, per cui quello che noi facciamo sono un dolce spagnolo che si chiama churros, è un impasto fritto, poi italianizzato con le creme alla nocciola, al pistacchio e al mascarpone. Facciamo dei pancake, che è della tradizione americana,
Questo perché abbiamo voluto fare dei prodotti particolari, sono tutti prodotti da noi, li facciamo alla mattina sul track e al pomeriggio e alla sera li cuociamo. Quindi prodotti freschi e particolari, possiamo dire? Esatto, soprattutto delle tradizioni. Di italiano abbiamo il tiramisù, che qua non possiamo proporre. Io ti volevo chiedere una cosa tra me e te, giusto che non ci sente nessuno, ma come sta andando questo food street? Noi siamo molto contenti, innanzitutto perché è la nostra seconda tappa nelle Marche e ci troviamo bene. La gente è venuta, il target è giusto e l'organizzazione è stata ottima sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo che c'è veramente tanta gente. Esatto. E a chi dobbiamo ringraziare per questa cosa? Al nostro Dario. Buonasera Dario. Cioè ragazzi, i churros migliori d'Italia li fa solo Luca Eschimo, questa è la verità. Grande, grande Luca, grande! Dario, sta andando benissimo questo street food, tutti sono contenti di te e sono entusiasti, si mangia benissimo, la gente è contenta, dici qualcosa di più. Loro sono contenti? Sì, veramente, io ho allora, detto, dimmi allora tra me e te, ho detto, dimmi, non ci sente nessuno, ma come sta andando? E lui ha detto, sta andando benissimo. No, guarda, siamo contenti, ieri non ci aspettavamo la risposta che c'è stata ieri e l'avete vista. Perché state qua oggi, sinceramente non era partita benissimo perché il tempo non era granché, quelle goccioline oggi pomeriggio ci hanno fatto un po' demoralizzare, ma però ci hanno rinfrescato. Ma in realtà rinfrescato non mi pare, ci stanno 50 gradi centigradi, cioè, sembra di essere, non so, in equatore. No, a parte questo, cioè ragazzi, basta fare un giro con la telecamera. Allora, mi raccomando, invitiamo la gente che è in zona a venire, ma poi ricordiamo l'ultimo appuntamento, quello proprio clou, che è di domani. Quello clou domani è la domenica, domani perfetto, domenica, perché uno esce dal mare, si viene a fare una merendina alle 7, sta preciso. Mi raccomando, allora venite a fare questa merendina allo Street Food Festival di Sun Beach, vi aspettiamo tutti e intanto vi salutiamo e ringraziamo i miei ospiti, il signor Luca. Ciao. E Dario. Guarda, io prima di salutare posso ringraziare un po' di persone, ti posso rubare 30 secondi? Va benissimo. Guarda, noi vogliamo ringraziare tutte le attività di San Benedetto che hanno creduto in noi fin dall'inizio, oltre l'amministrazione, oltre l'Old Spirit, ci siamo a ringraziare voi di R9 perché siete qua. Grazie a voi. Avete scelto di essere qua con noi e a noi ci fa piacere perché Sandro è una persona eccezionale. Poi vogliamo ringraziare Bottega 38, Fine Dit, Templaria che ci ha aiutato tantissimo, Loggi, Ascani Energy, Edilizia per Gallini, Globo, Masmau Saloon, La Terrazza, Caffè Marinaio, De Eugenio Sementi, da Luigi Emilcar che ci ha dato l'auto per girare per tutta San Benedetto, ma abbiamo pagato noi la benzina, bisogna dirlo, sto scherzando. Pier Residence in Lauro e Spinzanti, ovviamente 45.com, sono di parte ma lo ringrazio. Lo ringraziamo anche Radio R9, ringrazio i vostri sponsor, ringrazio Dario e Luca e ringrazio tutti voi che siete sempre con noi. Un bacio da Maria e da Radio R9. Ciao. Beach Street Food Festival, appunto, di San Benedetto del Tronto. E siamo sempre qui con i Track Food, ma abbiamo anche un ospite particolare questa sera, perché questa sera c'è con noi un rider, giusto? Esattamente. Sì. E si chiama? Sonic, nome d'arte. Sonic Rider di San Benedetto, ma che cosa farà qui al Street Food di San Benedetto? Ma sto dando un pannellato di cartongesso. Qual è il tema? Ragazzi. Ma il tema è comunque il cibo di strada, quindi ho cercato di mixare un po' la vecchia carretta, quella che poteva essere l'ape di una volta, un po' incastrata come fanno anche i ragazzi adesso. Che io ho visto un'ape con un pesce sopra, se non erro, quindi potrebbe essere un track food di pesce, tipo olio pesce fritto magari. Esatto, sì, comunque San Benedetto del Tronto è comunque una città di mare, ho voluto mettere in primo piano questo fatto che comunque il pesce è l'assentamento migliore. Giusto, giustissima osservazione. Senti, ma tu che cosa fai nella vita? Ma io principalmente faccio tatuaggi, sono tatuatore dal 2009, ho uno studio a 100 buchi che collaboro con un ragazzo, Dark Hand La Statue si chiama. Io so però che è anche un altro progetto. Esatto, in cantiere per ottobre. Abbiamo barberia per uomo e tatuaggio, facciamo un po' all'americana, vediamo come va. Porto d'Ascoli. In pratica io mi raso qui dietro e poi mi fate il tatuaggio. Esatto. Preciso proprio. Taglio i capelli e pantera, via. Produttore e consumatore, si può dire. Esatto. Senti, ma come lo vedi questo festival? Ma è veramente veramente bello, anche perché è una cosa così particolare, col fatto del cibo di strada messo in questa maniera, è molto molto carino. Anzi, spinge anche i cibi locali e
è veramente buona come cosa, perché ci vuole, è una botta di idea giovanile che... Vero, vero, molto carina. Allora, vogliamo ricordare il tuo nome? Mirko, Sonic d'arte. Perché hai detto Sonic, però non avevi detto il nome. Ricordiamo che Mirko, detto Sonic, aprirà una barberia... Esatto, in Via De Mille a Porta d'Ascoli, poco prima del Biritrovo. Che non è solo una barberia, perché vi ritrovate anche con un tatuaggio all'uscita. Esatto, facciamo un po' questa cosina qui, vediamo. Pazzesca. Io ringrazio Mirko che è stato gentilissimo, allora, e ti lascio al lavoro di questa sera. Grazie. E ricordo a tutti i radioascoltatori che siamo qui in Piazza Giorgini a fare Facce da Radio 3. Cos'è? Sono i casting per chi volesse essere uno speaker. Ma a te ti piacerebbe diventare speaker? Ma guarda, mi vergogno un po' in realtà dietro un microfono. Allora invitiamo i nostri ospiti e chi volesse, esatto, essere speaker. Noi siamo qui con il nostro grande pullman, che sarebbe una regia itinerante. Voi avete il food itinerante, noi una regia itinerante. Ragazzi, noi vi aspettiamo qui a San Benedetto, mi raccomando. Un saluto da Maria e Mirko e buona serata Street Food Festival San Beach. Ciao. Ciao, grazie. Siamo ancora qui a San Benedetto al San Beach Street Food Festival. Mi è riuscita bene questa volta. Buonasera, con me ho un sacco di ragazzi, guardate quanti ragazzi. Voglio intervistare, come ti chiami, scusa? Lorenzo. E tu invece? Francesco. E tu? Salve, Pietro. Quanti bei ragazzi, non potete vedere, siamo proprio nel cuore della festa. Eccolo, un altro bel ragazzo. Andrea. Si era offeso perché non gli ho chiesto il nome. Però andiamo a intervistare due persone, tra cui uno degli organizzatori, giusto? Sì. Nome? Luca. Cognome pure? Caffarini, Luca Caffarini. Sei l'organizzatore? Io sono il presidente dell'associazione. Mamma mia, che parola, grande presidente, minchino il presidente. Invece lei come si chiama? Io mi chiamo Gianmarco. L'amico del presidente? L'amico amicissimo del presidente. E quindi bisogna trattarti bene? Speriamo, no, ti chiediamo a lui, speriamo, sono venuto. Presidente, ma che gran successo sta avendo questo festival? Guarda, è un'idea nata per caso che ha avuto un riscontro allucinante, quindi siamo contentissimi. Ma io ti devo dire che ho intervistato anche chi ha un track ed è contentissimo, è felicissimo, e mi ha detto anzitutto un signore che è rimasto sorpreso, anche perché le scorse edizioni non è mai stato così, non con voi, in altri paesi. Ha detto, da che cosa dipende? Lui mi ha detto, ti devo dire, tutto per far venire bene una cosa del genere, l'organizzazione. E quindi tanto di cappello a voi quattro ragazzi. Grazie. Veramente bravi. Allora, che cosa vogliamo dire? Che cosa hai mangiato questa sera qui? Questa sera qui sono stato al Filz, ho mangiato il panino con il maiale. Com'è, Luca, quello lì? Maiale sfilacciato, buonissimo, spettacolare. E poi magari parlami di qualche altro track particolare. Guarda, ci sta Celestino che fa i burger di tartare di Fassona, che sono uno spettacolo. Ma comunque possiamo dire che ce ne sono oltre, sì, 23. Siamo pieni di track che fanno cibo spettacolare, gourmet, una cosa allucinante. Un'atmosfera veramente goliardica, ragazzi, felici, famiglie, di tutto di più. Abbiamo avuto un riscontro positivo da tutta la parte della cittadinanza, siamo contentissimi. E che dire, amici di Radio R9, venite qui a San Benedetto al Street Food Festival San Beach. Non perdetevi questa occasione, anche perché... Una lunga serie, dice il presidente. Allora, dice l'amico del presidente. Il primo di una lunga serie, mi ha confidato, sarà il primo di una lunga serie. Speriamo, anche perché sei riuscito così bene. Seguite l'ape, vi terremo aggiornati. Seguite l'ape. Bella, allora, scusa, possiamo, non so, avere un riferimento, una pagina Facebook piuttosto... C'è la pagina nostra, si chiama San Beach Street Food Festival o anche SBSF Festival. Allora, intanto diamo la posta. Mettete mi piace e vi terremo aggiornati sui prossimi eventi. Allora, innanzitutto ricordiamo che domani è la serata finale, quindi ci sarà un'altra giornata. Per chi non fosse venuto finora, domani potete venire, mi raccomando. Come no? E poi magari per il prossimo anno o per, non so, eventi anche invernali, chissà. Come no? Mettete mi piace alla pagina Street Food. San Beach Street Food Festival. E vi ricordo di mettere mi piace anche la pagina R9, perché voi vi direte dove si vedranno queste interviste? Sulla nostra pagina ufficiale, e quindi vi potete rivedere. E anche voi, amici, mettete mi piace sulla pagina R9. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo live. Intanto ringrazio il presidente, buonasera. Grazie. E l'amico del presidente Gianmarco, grazie a tutti. Ciao, al prossimo live. Ciao. Intervistare, vi ripresento, come ti chiami? Ciao, sono Domenico Limonci, vengo dalla Basilicata.
Sono qui per caso, come ha detto. Quindi un turista per caso? Un turista per sembra, anzi. E invece tu come ti chiami? Mi chiamo Cile Annunziata e sono di Napoli. Diciamo che sono qui per caso. Allora, abbiamo trovato due turisti per caso, cavolo, se lo trovo sul Gratta e Vinci mi vinco la vacanza. Mamma mia, se fossi così fortunata anche altrove. Comunque, ma che bel cappello che hai. Molto. L'ho preso per caso. Come pure siamo un turista. Tutto per caso. Senti una cosa, dimmi. Ma sei fidanzato? No, a me nessuno mi vuole. Ma come, tu sei un bel ragazzo. Purtroppo nessuno ha queste idee come ce l'hai tu. Ma scusa, ma secondo me tu sbagli qualcosa. Secondo te che cosa sbagli? Secondo me sbaglia ad uscire. Ma come sbaglia ad uscire? Ma dai. Io quando esco tutti che se ne scappano, non ho capito il perché. O perché sono bello o perché non lo so, cioè. Ma non è che ti puzza l'alito? Può essere pure, infatti sto fumando per questo. Diciamo che nascondo qualcosa. Tu fai una cosa, combatti un bel pacchetto di chewing gum, così nascondi. Così caso me le offre, dici che faccio approccio. Allora, io ti posso dire che sono vicino e l'alito non ti puzza. Quindi ragazze, venite, fidanzatevi con questo bel ragazzo, perché è un bel ragazzo e non gli puzza neanche l'alito. Facciamo un bel gesto. Speriamo che conquista almeno così, sennò. Ma che ragazze simpatici! Ma siete troppo simpatici! Ma avete mai pensato di fare un casting per fare gli speaker, magari a R9? Non ci ho mai pensato, però si potrebbe fare, secondo me. Ma poi tu sei di Bari, come faresti poi dopo? Io sono? Di Bari, giusto? Di Bari? No, sono a Basilicata. Ah, Basilicata, scusa. Vabbè, a me piace viaggiare, non è questo il problema. Però, giustamente, poi sono un ragazzo abbastanza timido, quindi non so parlare tanto, mi blocca, capito? Ma sembrerebbe affatto. No, quello che tu dici, l'apparenza inganna, capito? Quindi. Ma se tu facessi il casting, poi rimani a San Benedetto per fare lo spicco del radio. Io scappo via San Benedetto. Ma come scappi? Allora, niente casting. Però, ragazzi, voi che siete a San Benedetto, correte qui in Piazza Giorgini, vi aspettano Danny e Clarissa per i casting da Facce da Radio 3. Io vi ringrazio tutti e saluto i miei ospiti. Un bacio. Grazie mille. Un bacio a Zeccosa a tutte quante. Un bacio a Zeccosa da Radio R9 e da Maria. Ciao, al prossimo live. E il nostro tour Facce da Radio continua e siamo qui in Piazza Giorgini. Questa sera un sacco di casting, i ragazzi sono venuti numerosissimi. E noi vi invitiamo anche domani a venire numerosi, sempre per fare il casting Facce da Radio. Allora, ricordiamo che siamo anche qui al Festival Street Food Festival Sun Beach. Abbiamo tanti track, ben 23, venuti da tutta Italia, però abbiamo anche la rappresentanza locale con il track di olio pesce fritto. È qui per olio pesce fritto il signor Andrea. Buonasera. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sì, anche olio pesce fritto, siamo una piccola realtà però ben radicata nel territorio San Benedetto. Abbiamo voluto essere presenti a questo Street Food Festival con il nostro track e spostarci dal porto dove ci trovate tutti i giorni, lunedì escluso. E niente, immergerci qua fra voi che siete tantissimi, è bellissimo e speriamo che sia un evento da rifare. Molto bello. È la prima volta che fate un evento del genere? No, abbiamo già partecipato al European Track Food Festival a Milano. È stata un'esperienza bellissima anche là, abbiamo lavorato bene, ci è piaciuta la tipologia, avere tutte queste persone che possono provare cose che non provano tutti i giorni, quindi un mix di culture culinarie. Noi siamo di San Benedetto, portiamo il pesce fritto e niente. E che pesce direi. Ragazzi, è più buono di tutto, è buonissimo. E dovete venire a mangiare da olio pesce fritto. Da Giorgio e Andrea, venite! Olio pesce fritto, San Benedetto del Tronto, vi aspettiamo! Allora, noi diamo appuntamento anche per domani per lo street food. E se dovessi perdere lo street food, li invitiamo al chiosco vicino al porto. Al chiosco vicino allo stadio Ballarin in via Colombo. Vi aspettiamo, ragazzi. Olio pesce fritto, Giorgio, Andrea, vi aspettano tutti i giorni. Grazie, Andrea, sei stato simpaticissimo. È veramente molto, molto chiaro. Un vero e proprio speaker. E da qui, da San Benedetto, io vi lascio e vi saluto. Io e Andrea da Radio Renovo. Un saluto, kiss kiss a tutti voi. Ciao. Sempre qui a Piazza Giorgini con Facce da Radio 3, io sono Maria e qui con me c'è un tracker che sono ricorrendo addirittura da Atri, perché questo signore lo devo intervistare da Atri, ma non si fa a prendere. Stasera l'ho agguantata e me l'ho intervisto tutto. Buonasera. Ti presento innanzitutto, come ti chiami? Sono Fernando Carbone, rappresento la Salentuccia, un track tipico salentino.
La puccia salentina? Sì, la puccia salentina, esatto. La puccia, il rustico e il pasticciotto. Allora, la rustica che cosa sarebbe? Il rustico. Il rustico è pasta sfoglia in besciamella, pomodoro e mozzarella. Un piatto tipico salentino da asporto. La puccia, io sapevo in pratica che era quel panino che si portavano i muratori per andare ai campi, che ne so, per lavoro. Esatto. La puccia nasce nel Salento. Era il resto dell'impasto del pane che i bambini si divertivano a fare delle forme strane e poi è diventato un cibo di strada. Noi lo facciamo farcito con caciocavallo di base per tutti all'infuori della vegana e poi facciamo o pancetta o porchetto o crudo o vegetariano o vegano o hamburger o polpette. Quindi usiamo il ex pasti poveri, li abbiamo rivoluzionati in veri pasti completi. Esatto. E anche elaborati. Elaborati in modo da gustarli in modo, diciamo, da strada, un cibo gustosissimo. Da street food, da diciamo. Street food, esatto. Allora, diciamo una cosa, ma come sta andando questo street food beach di San Bicci, di San Benedetto? Lo street food qua sta andando benissimo, ringraziamo gli organizzatori perché sono stati molto bravi e niente, siamo contenti di quello che hanno fatto e siamo contenti noi per tutto quello che stiamo... Ricordiamo che gli organizzatori è un gruppo di amici, di quattro persone, Dario, Matteo, Michelle, eccetera, che si sono messi insieme e hanno pensato di fare questo evento a San Benedetto. Così, tanto per gioco, però vi posso dire che l'evento è riuscito davvero, davvero molto bene e tutti i tracker sono contentissimi. Chi sono i tracker? Sono quei camioncini itineranti che fanno del food, del mangiare, e vengono da tutta Italia. Infatti, nella prova vivente del track salentino, come si è del signore... Noi siamo della provincia di Lecce, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, Ugento, le Maldive del Salento. Le Maldive del Salento, qui a San Benedetto. Io vi vorrei dare appuntamento, quindi, a domani, perché domani è l'ultima giornata del Beach Street Food Festival. Quindi ragazzi, mi raccomando, venite, siete numerosi, perché è un appuntamento da non perdere, come non è da non perdere il nostro tour Facce da Radio 3. Siamo qui con il nostro pullman itinerante per fare il vostro casting. A tutti i ragazzi che vogliono fare gli speaker, mi raccomando, venite qui a Piazza Giorgini domani, non vi perdete lo street food e non vi perdete i nostri casting. Io vi saluto e ringrazio il signor... Grazie Fernando Carbone, la prossima settimana ci troverete a Gallipoli a Parco Gondar. Intanto vi do appuntamento domani e magari poi andiamo a Gallipoli. Un bacio e un saluto, purtroppo siamo in chiusura delle nostre live e vi do appuntamento a domani. Ciao! Ciao, arrivederci e grazie a tutti. Ciao. Buonasera da San Benedetto del Tronto, prendiamo la linea delle terrazze e adesso siamo qui, sempre a San Benedetto, ma a Piazza Giorgini, per lo Street Food Festival. Qui con me una mia cara amica, tra l'altro, Marvin, che lei lavora nel sociale, quindi a me ci tengo sempre per queste cose. Lei è la coordinatrice del Bianco Azzurro. Buonasera Marvin. Buonasera a tutti, salve. Mi ha già presentato Maria, sono Marvin. Io nasco come operatore in questa struttura, poi ho avuto la mia esperienza mi ha portato a diventare anche il coordinatore. E nel sociale bisogna amarlo prima di tutto, non è un lavoro che si può inventare. E io ho una laurea, ma oltre alla laurea ci vuole una predisposizione, come in tutti i lavori in cui ci si occupa di materiale umano. Questa è una cosa che non bisogna mai dimenticare. Io, se posso aggiungere, conoscendoti, posso dire che hai anche un gran cuore. Grazie mille, figurati. Ma non per niente ho origini napoletane, perdonami. Quindi sì, il cuore ci vuole, l'esperienza, tanta pazienza, tanto amore per questi ragazzi, però anche avere il polso, perché comunque bisogna anche un attimino dare regole all'interno di questa struttura, anche i ragazzi stessi che vengono in nostra struttura senza regole, lo ripeto, perché sono familiari magari anziani, quindi che non ce la fanno più a dare regole. E devo dire che veniteci a trovare a Biancazzurro, che è un centro aperto dove potete toccare proprio con mano questa... Noi verremo di sicuro, ma io ho voluto intervistare Marvin perché è una gran fan di Radio R9. Assolutamente, io tutte le mattine quando posso
da casa mia vado a piedi percorrendo il bellissimo lungomare di San Benedetto e arrivo al Biancazzurro. Metto radio R9, le cuffie, mi accompagna per tutto il tragitto, mi dà la carica perché tra le 8 fino alle 9 mette la musica anni 80 e 90 che amo da morire e ogni tanto c'è Renzo Arbore con la canzone napoletana, certo, che mi fa morire. Ci sta bene. Grazie mille Mario, sei stata gentilissima. Io ricordo a tutti i radioascoltatori che siamo qui a Piazza Giorgini per fare Facce da Radio 3. Ragazzi, vi aspettiamo per i casting questa sera, prendete l'occasione, veniteci a trovare, ci sono due belle vallette, Danny e Clarissa, che vi faranno il provino. E in più c'è lo Street Food Festival. Cos'è? Ci sono tanti drag food, tanti camioncini adibiti al mangiare. C'è chi fa hot dog, chi fa vegano, chi fa pesce. Tutto buono, è vero? Buono. Ho provato. Allora invitiamo. Sì, venite, non dimenticatevi che il 2 c'è lo Street Aperitivo, eh? Certo, non ci dimentichiamo. C'è anche questo, mi raccomando, allora venite numerosi, noi vi aspettiamo. Rimando la linea alle terrazze, un saluto da Marvin e da Maria, ciao, arrivederci a tutti su Radio R9, ciao. Ho preso conto di tutto. Va benissimo, ok, ci sto. Io ricordo che questa sera ci sono 23 track food qui in Viale Buozzi, pieni di mangiare buono, hamburger, vegano, pesce e tantissime altre cose di tutta Italia, quindi mi raccomando venite qui a San Benedetto del Tronto e poi dovete venire da noi di fronte a Piazza Giorgina, di fronte proprio alla fontana, perché ci sono i casting, ragazzi, i casting, noi vi aspettiamo. Intanto ripassiamo la linea alle terrazze, ne approfitto per salutare Anna Laura, un bacio Anna Laura e tutti i radioascoltatori, ciao da Maria e buonasera, siamo sempre qui, riprendiamo la linea dalle terrazze perché devi sapere che Anna Laura è lì a fare un altro live alle terrazze. Ciao Anna Laura. Adesso invece siamo qui Piazza Giorgini, Viale Buozzi, c'è il Sun Beach Street Food Festival. Ci devo pensare un attimino per dirlo perché è proprio uno scioglilingue. Sun Beach Street Festival, se lo dico troppe volte mi inciampa la lingua. È qui con me una nostra amica, anche perché ovviamente siamo a San Benedetto, è giusto che i personaggi locali siano intervistati. E io ho una grande performer di burlesque internazionale, possiamo dire, Veruska Puff. Buonasera. Buonasera Maria, buonasera a tutti. Allora Veruska, sei andata a mangiare? Sì. Com'è? Facci sapere. Allora c'è questo furgoncino tutto rosa, che voi sapete che il rosa è il mio colore praticamente. Sì lo so, al pop dog. Esatto, e c'è questo furgoncino rosa e non potevo farne a meno, quindi sono andata lì, mi sono presa un panino e dico la verità era molto buono, c'è un po' di fila. La fila significa che c'è tantissima gente, anche per questa sera questo è stato un evento veramente molto sentito, non solo dai sanbenedettesi ma anche dai villeggianti. C'è tantissima gente e noi siamo contenti perché questi quattro ragazzi sono riusciti a fare veramente un ottimo lavoro. Un bel evento originale che ha riscosso molto successo, divertente, simpatico, una cosa alternativa, ben venga. Allora il track Pop Dog, che ricorda l'hot dog in effetti, allora dovete sapere che è molto molto carino perché in pratico è rosa, trainato da una bicicletta, quindi proprio tipo stile cinese, però rivisitato un pochino moderno, proprio più all'europea, veramente molto carino. E quale altro track ti ha incuriosito? Il track del panino con mortazza. A mortazza sta bene ovunque, diciamo. Panino con mortazza, era simpatica questa insegna tutta a pois, sempre rosa con i pois neri, molto carino, molto elegante per essere un panino con mortazza. Vabbè, tu parli da uomo ferito, a lei piacciono tutti quelli rosa, quindi non fa testo secondo me. No, in effetti non faccio testo, lo ammetto. No, sto scherzando. Io devo salutare una persona perché mi ha chiamato e mi ha detto perché non mi hai salutato anche a me. Ciao Diego, un bacio grande, scusatemi, però purtroppo la radio è anche questa. Ah, torniamo a noi, parliamo di te, che cosa stai facendo in questo periodo? Sto girando tutte le Marche e l'Abruzzo, quest'estate è stata tutta Marche e Abruzzo, nella prossima settimana sarò sempre in Abruzzo, poi tornerò nelle Marche, insomma ci sarà da lavorare, tutta in questa zona. Ma dopo ce lo spieghi bene? Sì, come no, certo. Volete sapere per esempio che il 28 e 29 luglio della prossima settimana sarò ad Atri Pineto
per l'evento Cantine Aperte. Mi esibirò lì, ci sarà appunto questo evento, una specie di street food però del vino. Va bene, va bene, dopo ce lo racconterai, perché dovete sapere che questa sera abbiamo tantissimi ospiti, c'è DJ Andy, c'è Verusca e tanti, tanti amici che vogliono essere intervistati. Intanto io ripasso la linea alle terrazze ad Anna Laura e un bacio da qui, dello street food, io e Verusca. Grazie mille Verusca. Grazie a te. A dopo. Ciao! Riprendiamo la linea dalle terrazze, siamo sempre qui a San Benedetto, alle porte di Viale Bozzi, dove si sta tenendo lo San Beach Street Food Festival. È difficilissimo da dire. No, dai, non è difficile, non è difficile. SBSF Festival. Vabbè, intanto vi presento l'organizzatore, dei quattro organizzatori, sì, esatto, dell'associazione Mami Luda. Mami Luda, esatto, Mami Luda. Allora, signor Dario, signor ragazzo, perché lo voglio chiamare ragazzo. Ragazzotto, perché è un ragazzo, Dario. Dario, come sta andando questo festival Street bene, Food? Bene, bene, bene. Siamo felicissimi, siamo veramente contenti, è stata un'esperienza positiva e costruttiva per noi. Anche oltre le aspettative? Molto oltre le aspettative, cioè almeno le mie, poi anche secondo me anche quelli degli abitanti di San Benedetto, degli stessi tracker, di tutti. Sì, sì, è vero, è vero. Allora, io questa sera ho un ospite che voleva farti un regalo speciale, è il DJ Andy, il nostro DJ ormai di Radio Renao è diventato. Ti do il microfono, sì, okay. Vai. Allora, parto col freestyle, pure improvvisazione, siamo ai microfoni di Radio R9, questa roba è veramente good, San Beach con lo street food, arriviamo qui, non facciamo la fuga, chi c'è qui con noi? Mami? Luda. Ok, arriva col freestyle, lo fa anche lui, lo facciamo tutti noi, grazie a voi, parto col freestyle, ce lo sai, come vai? J-A-N-D, guarda quanto è bella la nostra SBT, con questo fast food, no, con questo street food, roba street, arrivo qui. E siamo sempre qui con Radio R9, pure improvvisazione, vi do un bacio e vi regalo queste rime con tutto il cuore. Bravo, bravo, bravissimo DJ End, non posso applaudire che ho il microfono, comunque grande applauso a questo bravissimo artista San Benedettese, perché qui è tutto made in CBT. Made in SBT. San Beach, come lo vogliamo chiamare? Come vuoi. Come vuoi. Fabbrico ormai, SBT, San Beach, come preferisci. Comunque io vi ringrazio ragazzi, siete stati gentilissimi. Grazie a te. Ci risentiamo al prossimo live, perché abbiamo, come vi abbiamo detto, abbiamo tanti, tanti ospiti, anche noi di Radio R9 per questo bellissimo festival. Intanto ridò la linea alle terrazze, vi saluto con i nostri ospiti Dario e DJ End, un bacio da Radio R9, ciao! E poi facciamo anche l'omare, se riusciamo, se no anche solo sabato sera. Io inviterei tutti quanti qui davanti alla postazione di Radio R9 per ascoltare questo grande cantante, grande ma piccolo, Made in CBT o San Beach. San Beach, San Beach, Made in San Beach, SBT, uguale, mettila come ti pare. Sei caldo? Sono caldo, sono pronto e spariamo due rime e vediamo cosa riusciamo a fare. Possiamo partire, vediamo dalla regia. Andiamo. Se ci danno la musica! Ci danno la musica della regia? Non c'è live, ah, non c'è la chiavetta. Un attimino la chiavetta, queste sono cose un pochino. Ragazzi, accomodatevi, venite qui davanti alla postazione di Radio R9, perché fra pochissimo avremo un mini concerto di un grande cantante rapper locale, DJ End. Ovviamente stiamo un attimo facendo con la chiavetta queste cose qua, delle cose tecniche, ma con noi anche un'altra grande artista, Verusca Puff, che purtroppo questa sera non si spoglia. No, perché dico così? Perché è una grande burlesquer, grande, grande, grande burlesque, sempre made in CBT. Sì, sempre made in CBT, vero. Dici qualcosa, le tue prossime date, quello che vuoi. Allora, la prossima settimana sarò ad Atri per l'evento Cantine Aperte, poi tornerò qui nelle Marche e il 1 agosto con la Piceno Fashion Dots mi esibirò al Borgo Residenziale La Vigna, che sta insomma qui vicino, poi il 2 agosto sarò di nuovo con voi. Certo, però un balletto ce lo devi fare. Addirittura un balletto, vediamo. Piccolo, 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 è che il signore là vedo che è molto preso, spera che ti spogli anche stasera, mi dispiace, stasera ci sta il DJ. Vi facciamo alzare un pochino la gonna, dai, va bene lo stesso, ho detto che va bene. Wow! Poi l'8 a Pasto, il 9 non me lo ricordo più, no, al Lago di Piastra, per la festa del lago,
poi ancora date da decidere, insomma sempre qui in zona siamo, e sto preparando anche un nuovo spettacolo che però vedrà la luce intorno a Capodanno probabilmente. Allora, vedrà senza veli? Si vedrà qualcosa di più? In che senso si vedrà? Perché questo è sempre a doppio senso, no? No, si vedrà perché comunque lo sto preparando e sono nella fase di manutenzione, insomma. Ma si vedrà che non si vedrà, che forse si vedrà, non si sa. Comunque, allora DJ, sei pronto? Allora mi raccomando ragazzi, tutto San Benedetto, stiamo presentando un grande di rapper made in San Benedetto, DJ Hang, tutto per voi! Grazie cara, grazie. DJ, ci sei? Rimettimi la base. Aspettiamo sempre le cose tecniche, ma non c'è problema perché se tanto non viene la musica, DJ Hang è talmente bravo che ce la fa a cappella, vero? Arriva la musica? Siamo qui, vi aspettiamo numerosi per sentire DJ Hang. Eccolo! Finisco di lavorare, è arrivato sabato sera, mi inizio a preparare, levo i panni da galera, dolce profumo, tanto scrocchio la schiena, la fiacca mi si lancia addosso, mano mi schiena, chiamo tutta la schiera e si cena in massa, la testa si rilassa, il mal di testa mi passa, il mio amico se ne passa, con la musica in cassa, la musica è alta e sono guai per chi la passa, la panda si tasa, decidiamo dove andare, cosa fare, siamo per la battoria regolare, serata naturale, non fa annoiare, in sintesi bisogna naturalmente spaccare, mai badare a spese con la bevuta bro. Faccio un po' di freestyle cabalè, come va lo so, dopo un po' iniziano a risate a go-go, con le risate escono lacrime alla Pierro, non importa se piove o c'è tempesta, sabato sera, e Nuno sale la porta e esci dalla finestra, allora facciamolo tutti insieme, quando io faccio così col microfono, voi dovete dire sabato sera, siete pronti? Fatemi sentire, 1, 2, 3, tutti tutti, flow regolare, si va tutti a ballare, il saccio si inizia a puntare, in disco no non vuole entrare, poi comincia a ragionare e ci vuole ripensare, quando gli diciamo che ribalteremo il locale, lo spasso anime scarica tutto lo stress, per sfagarsi non serve attaccarsi a una bex, beh balliamo girando più del Music Express, mi vede la mia ex e mi manda un max, ma me ne sbatto di questi modesti signori, stasera che sera la luna ci fa i suoi onori, fuori le stelle ci fanno da riflettori, domani ci svegliamo tipo notte da leoni, per divertirmi non conto fino a 10 sono recitati. Tipo sole 5:30 e mattina è vicino, si fa colazione con cornetto e cappuccino, domani è domenica e dormirò più di un ghiro, non importa se piove o c'è tempesta, e non usare la porta e esci dalla finestra, sabato sera, se per te è così fai sì con la testa, sabato sera, è sabato sera e comincia la festa, siete pronti adesso tutti Manero, ho la febbre del sabato sera, anche San Bici gridiamo qui sabato sera, aspetta rifacciamolo, non importa se piove o c'è tempesta, domenica sera, e non usare la porta e esci dalla finestra, sabato sera, spettacolare San Bici, spettacolare ragazzi. Allora, questa canzone io l'ho dedicata al mare, quindi l'ho dedicata a San Bici e l'ho dedicata al mare, e stasera ve la voglio dedicare a voi. DJ, va benissimo, sulle mani tutti quanti, fatemi sentire le sulle mani, su. Quanto è bello guardare il mare di prima mattina, cancella ogni male, la rabbia, ogni cosa negativa, passeggiare a piedi nudi, poi sedersi sulla riva, mentre vedi all'orizzonte il sole ritornare in vita, il mare è bello ogni giorno, ogni sera, il sole con i raggi da colora la natura intera, la luna realizza una fantastica atmosfera, madre natura ha creato la creatura, dico andare fiera, una bellezza vera, sia d'inverno sia d'estate, che culla con le onde come fosse una madre, non mi scorderò quelle volte che mio padre mi guardava al mare a fare lunghe passeggiate, ti hanno cantato i cantatori, da Battisti Baglioni abbacchiato a Luca Carboni, il tuo profumo sa entrare nei nostri cuori, chiudo gli occhi, posso vederti con i tuoi mille colori, sulle mani! Tutti, su con le mani! Il mare è la cosa più bella che abbiamo ragazzi, è spettacolare.
adoro il tuo profumo e il tuo colore chiaro e scuro. Se fisso l'orizzonte non ho più paura del futuro. Nessuno la tua bellezza la può negare. Lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare. Quando il sole sonne con il cielo si incorpora, la tua bellezza veste i colori del porpora. La luna invece sa darti una veste gotica, ma tu resti elegante, una fantastica opera. Se non ti vedo ti porto con me nei miei viaggi. Hai raccolto i miei sorrisi e visti i primi baci. Ti sei preso i pugni tutti quanti i miei calci. Quando ti sei preso i miei amici con i tuoi abbracci. A volte sei burrasco, sei arrabbiato. Ti sei arrabbiata perché ti abbiamo continuamente sporcato. Ogni tua risorsa rubata e inquinato. Il tuo cuore in mezzo come te c'è sempre perdonato. Su! Quanto è bello fumare, sia d'inverno che d'estate. Ragazzi, adesso dobbiamo fare una cosa tutti insieme. Tutti su con le mani, su con le mani, tutti. Tutti su con le mani, su. E proviamo a muovere come le onde del mare. A destra, a sinistra. Fantastico. Ci facciamo un video selfie tutti quanti. Tutti quanti col video selfie. Venite, venite. Al mio tre voglio sentirvi fare un mega grido. San Micio, ci siete? Bravo, sei positivo. Allora, allo street food San Mice, al mio tre, tutti su con le mani, ci siete tutti. Siamo qui in piazza Giorgini per il San Beach Street Food Festival. Sono riuscita a dirlo bene. Allora, io volevo salutare la nostra ospite, perché oggi abbiamo avuto una testimonia in questo festival, la signorina Peruska Puff, nonché performer di Burlesque Internazionale. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ricordaci le ultime date e saluta Radio R9. Allora, 28 e 29 siamo ad Atri. Poi il 1 agosto al Borgo Lavigna vicino Ripatranzone, il 2 agosto con voi qui a San Benedetto, l'8 a Vasto, il 9 al Lago di Fiastra. Noi ti aspettiamo ospite, spero, per lo street food sempre qui a San Benedetto. Certo. Ci rivediamo per lo street food. Però questa sera c'è un'atmosfera veramente molto particolare, cioè sono delle ragazze che ballano, non so perché. Radio R9, specialmente noi del Facce da Radio 3, prendiamo sempre delle sposine, non so perché. Questa sera con me la signora Maika, la signorina ancora la signorina Maika, che fra un po' si sposerà. Tra sì. Quando ti sposi? 14 giorni, 2 settimane. E questa sera sei in giro con tutte queste tue amiche a fare il diannubilato. Il diannubilato, sì. Allora io leggo sulla tua maglietta che hai tante cose da fare, sì. Vediamo quelle che hai spuntato. Ballare sul tavolo l'hai fatto? Sì, su un bancone ho ballato, dello street food. Preciso, quindi è un diannubilato proprio da Street Food San Beach. Sì, perfetto. Made in San Beach. In tema. Chiedere il numero di telefono a tre ragazze l'hai fatto? Sì, guarda. Abbiamo anche la testimonia, le tre numeri di ragazzi scritti dietro la maglia, preciso. E questo è fatto. Bere 3 short di fila? Fatto. Allora, farsi offrire un drink? Fatto, mi ha offerto una birra. Selfie con uno sconosciuto? Fatto. Farsi fare una serenata da uno sconosciuto? La devo fare ancora. Baciamo, bacio una mano all'over 65. Fatto. E l'abbiamo fatta qui. Allora, questa sera ti facciamo spuntare una delle ultime tue spunte. Sì. Quindi cantare a squarciagola. Sì. Fai una canzone per il tuo ragazzo qui a Radio R9. Sì, al mio ragazzo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo. Allora, per chi è? A chi è dedicata questa canzone? Al mio futuro marito. Ragazze, vogliamo fare una cosa? Noi, digli una cosa anche carina, non so, una dedica proprio... Non vedo l'ora di diventare sua moglie. Ma molto fredda. Ragazze, allora facciamo una cosa. Allora, tutte insieme... Facciamo un saluto anche a Radio R9, eh? Io faccio radio e voi fate 9. Siete pronte? Sì. Allora, tanti auguri a Maika per il suo matrimonio. Grazie. Tanti auguri. E un saluto a Radio R9! Mamma mia, quante siete, che emozione! Qui allo Street Food di San Beach. Veramente una bella atmosfera questa sera. C'è tantissima gente, gente dappertutto. Tanti ospiti. Abbiamo avuto anche il grande J-End. E tanto divertimento. Che dire?
venite a trovarci per le ultime 2-3 ore che ci sono rimaste. Intanto io ripasso la linea alla terrazza e un bacio a tutti voi. Ciao! Tutti i radioascoltatori di Radio R9, questa sera, adesso in chiusura di questo Sun Beach Street Food Festival, abbiamo tutti i tracker. Purtroppo finora non li abbiamo potuti intervistare perché erano oberati di lavoro e li abbiamo fatti lavorare, sono contenti e adesso sono stanchi ma sono qui con noi. Io ve li presento, un tracker per volta, va bene? E vi presento quello un po' più, mi piace per la cadenza, con la cadenza un po' particolare. Alla Fiorentina, buonasera. Buonasera, ciao, io sono Vincenzo, siamo della Toraia, facciamo hamburger di Chianina, tutta roba della nostra produzione, che è nella Val di Chiana, fra Sinalunga e Bettolle. Tutta roba fatta da noi, molto buona, e la gente l'ha apprezzata qui a San Benedetto. La filiera corta? La filiera corta, o CHO, come si dice. Mi piace tantissimo, come la annuccia, la annuccia corta. I cagnolini tutti e sette senza coda, come si dice noi. Bellissimo, mi piace troppo quando lo dite, guarda, sempre. Invece l'altro della Toraia, come si chiama? Roberto. Sì, io tra l'altro è da poco che sono lì a lavorare e sinceramente è veramente una bella esperienza, perché si vede proprio la voglia di imporre un prodotto bello, fatto veramente con il cuore, perché la Chianina veramente è una delle carni migliori e la nostra tenuta ci mette tutto il cuore per farla e la gente l'apprezza, sinceramente. Evviva la Chianina! Com'è andata? È andata molto bene, siamo stati contenti, il tempo alla fine ci ha voluto bene, siamo contenti e andiamo via con una bella esperienza e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Io spero di venirci molto volentieri. Io vi ringrazio per ora e intervisto le altre tracker. Grazie. Allora, ciao ragazzi, ciao, arrivederci, ciao. Allora, la mortazza, buonasera. Buonasera, noi veniamo da Roma. Proponiamo il nostro prodotto, pizza e mortazza, più che altro dei vicoli di Trastevere, una cosa che è nata lì, e vendiamo appunto la focaccia calda con la mortadella dentro, pizza e mortazza. Una cosa semplice ma sempre che conquista sempre. Quello che diciamo sempre, semplice, buona e felice. Sì, sì, è vero, vero. Com'è andata questa serata? Beh, sicuramente questi 3 giorni è stata una bella esperienza, specialmente un posto incantevole, e speriamo di ritornarci il più presto possibile. Ti ringrazio, siete stati bravissimi. Ho sentito anche altre persone che hanno parlato di voi, che vi sono piaciute, quindi a posto. Allora, adesso presentiamo un criminal, perché lui fa gli omicidi, però degli hamburger, Criminal Burger. Buonasera. Ciao, io sono Luigi di Criminal Burger, veniamo da Forlì e, come dice il nome, facciamo hamburger. Noi facciamo una cottura particolare perché facciamo una cottura a bassa temperatura sotto vuoto, quindi tutte le nostre carni sono cotte per un'ora a 56 gradi e poi vengono rifinite sulla piastra per 30 secondi, quindi sono sempre buonissime, super salutari e diciamo sono molto apprezzate, diciamo, insomma, siamo stati molto contenti. Quindi, da quanto tempo sei tracker? Un annetto. Ti piace questa esperienza? Sì, è stata molto divertente, sono stati molto bravi i ragazzi che l'hanno organizzata, bisogna ammettere che hanno fatto di tutto perché riuscisse, è stato, per fortuna il tempo è stato, insomma, ci è venuto incontro, però ribadisco il concetto, i ragazzi che l'hanno organizzata hanno, diciamo, uno dei meriti principali per la riuscita dell'evento, poi la radio che ci ha tenuto compagnia con musica bellissima per queste sere, insomma, direi che meglio di così non poteva andare. Allora, noi li ringraziamo, io adesso non mi ricordo tutti e 4 nomi, ma dovrebbero essere Dario, Michelle, Matteo e mi sono scordato il quarto, non me ne voglia. Io vi faccio un grande saluto, qui ci sono divertiti tutti, sono stati tutti contenti, un evento riuscitissimo, sperando che il prossimo anno si ripeterà, perché veramente sia i samanettesi che i turisti e i tracker stessi sono stati felicissimi, vuol dire che è stato fatto un bel lavoro. Un applauso fa agli organizzatori e per ora io vi lascio purtroppo i live, è un saluto da Maria su Radio R9. Ciao, buonanotte.